E su questo, Ciafani, vengo da te perché voi, e lascio a te spiegare di che cosa si tratta, noi intanto vedremo parallelamente un'immagine che ce lo ritrae. Voi avete realizzato un atlante mondiale, lo avete chiamato della zuppa di plastica, ecco, un titolo provocatorio ma anche molto efficace. In che cosa consiste questo atlante? Sì, è un libro che è uscito nei giorni scorsi, che è stato scritto con la Plastic Soap Foundation, la fondazione che appunto si occupa della zuppa di plastica. Noi abbiamo curato il capitolo italiano e sull'Europa, edito da Edizione Ambiente. È un libro che fa vedere con delle immagini molto efficaci quali sono le presenze delle plastiche in giro per il mondo, da dove arrivano, intanto, come vengono utilizzate, scusa se ti interrompo, mentre dove tu parli, finiscono? Noi stiamo vedendo la copertina, ecco, l'Atlante Mondiale della zuppa di plastica, prego. Esatto. Eh sì, insomma, cioè, diciamo, gli esseri umani hanno sulle spalle, come dire, un mondo che rischia di essere pieno di plastica. Le soluzioni però ci sono. Raccontiamo da una parte il modello italiano, perché può sembrare strano, ma l'Italia ha approvato una serie di leggi negli ultimi anni che sono state copiate a livello internazionale, in primis dall'Europa. Noi siamo stati i primi in Europa a approvare il bando sui sacchetti di plastica. Poi abbiamo approvato il bando sui cotton fioc non compostabili. Dal 1 gennaio 2020 entrerà in vigore il bando per l'uso delle microplastiche nei prodotti cosmetici da risciacquo. Tutte norme che poi sono state copiate dall'Europa nelle direttive europee che sono state approvate successivamente alla legge italiana. Quindi, insomma, l'Italia una volta tanto viene prima dell'Europa, anche se l'Europa è ancora oggi molto importante per permettere all'Italia di superare i suoi problemi ambientali che sono noti. Nel libro raccontiamo anche quelli che sono i nostri monitoraggi scientifici fatti con Goletta Verde sui macro rifiuti galleggianti, con Goletta dei Laghi sulle microplastiche presenti nei laghi del centro nord e sui rifiuti spiaggiati che monitoriamo ogni estate con i nostri volontari, i nostri circoli locali, quest'anno in 100 spiagge. Ed è bene ricordare che l'80% dei rifiuti che finiscono in mare e poi sulla spiaggia arrivano dalla terraferma. L'80% è anche fatto di plastica, perché i rifiuti finiscono in mare purtroppo perché sulla terraferma ci sono gli abbandoni consapevoli, CIC e non solo, perché ci sono ancora troppi cittadini maleducati, e dall'altra parte perché i comuni non gestiscono correttamente i rifiuti che rimangono nell'ambiente, rimangono sulle strade, e gli eventi meteorici li portano nei torrenti, nei fiumi, nei mari e arrivano anche sulle spiagge. Grazie per il libro si racconta tutto questo con immagini e storie. Grazie per questo intervento, Stefano Ciafani, molto esaustivo. Con questo io mi congedo da te, ti ringrazio per aver partecipato a questa nostra puntata. Ringrazio anche i nostri ospiti, Rosalba Giugni e il maresciallo Calabrò. Nel salutarvi, ecco, appunto, telegraficamente, prego. Sì, quello che diceva Stefano è giustissimo. C'è un modo per non far arrivare la plastica nel mare, cioè mettere degli sbarramenti ai fiumi e raccoglierla prima che finisca nel mare. I fiumi ormai sono i maggiori trasportatori di plastica. Allora, grazie davvero a voi due entrambi per averci consentito, insomma, di fare quest'ampia pagina su questo argomento davvero molto delicato e molto importante. E adesso noi chiudiamo in anticipo rispetto agli altri giorni, perché, come vi dicevo all'inizio, lasciamo la linea prima al telegiornale e subito dopo andrà in onda una diretta del TG2. Avremo un collegamento e quindi una lunga diretta dall'Autorità Nazionale per l'Anticorruzione con il nostro Maurizio Martinelli. Grazie a voi tutti, appuntamento a domani alle 10:10.